dell'artista esistenzialista. Buongiorno a tutti. Tratto da un libro di un bel po' di anni fa, Salerno Poesie, quindi illustrazioni di Gabriele Dalma, Fenalch, e quindi davvero ero giovanissimo, sono miei 21 anni e pochi corsi di poesia, e a Salerno Atanasio Fortunato, la guerra in Bosnia. Quindi gli diamo un'occhiatina e poi vi spiegherò un po' il perché. Ripeto, tantissimi anni fa mi è capitato davanti agli occhi, gli ho dato un'occhiatina, insomma. È giusto vedere tali scene, è giusto che tale gente uccida loro simili, ma non hanno lo stesso sangue nelle vene. E poi tali scontri da vedere sono orribili. Gente che in un lago di sangue giace esanime a terra. Non so tutto ciò a cosa possa servire. Sono queste le immagini della guerra. Vi giuro davvero non riesco a capire. Il Vietnam nella nostra mente vive e presente. Chissà che cosa ne pensa quella povera gente. Ma già è vero, sono impegnate a sfuggire alla morte, divincolandosi da poche povere menti magari distorte. Essi sono come i nostri ministri che camminano con le scorte, e si devono lottare prima di tutto contro la sorte. La loro mente orrore è stanca, poiché sanno che tra essi pochi la faranno franca. Sta arrivando Natale e in clima festivo si dovrebbe essere più buoni, mentre a Biac un altro croato viene sgozzato come un maiale. Quello è un paese che vive tra lampi e tuoni. Oltre che contro se stessi, si combatte contro il gelo, cercando di coprirsi magari con qualche telo, mentre il sangue dei caduti ha sporcato di rosso la neve. Chi fermerà questa guerra? Qualcuno pur deve. L'ONU fa quel che può, l'USA sta a guardare, Biac, orrore, un falò. Ma quanto dovranno ancora aspettare? Quella gente ha fame, sono come animali rinchiusi nelle gabbie. Quella gente non ha un futuro, anche se dirlo adesso credo sia un po' prematuro. Signori, ripeto, veramente parliamo di tantissimi anni fa, ecco, edizioni 95, vi lascio immaginare. E cosa vuole dire, voleva dire Fortunato allora, oggi l'artista esistenzialista? E come si fa a parlare di guerra? La guerra è una sconfitta per tutti, è effettivamente un colpo al cuore, uno schiaffo in pieno viso, è incomprensibile, diciamo, da anni. E qui si parla di Biac, si parla già di allora della guerra in Bosnia. Poi tra l'altro il padre di mia madre, non c'è più mio nonno, che era di origini croate, perché suo padre era diciamo croato e sua madre austro-ungarica. Fondamentalmente diciamo che sai, poi il fiume Zarapola è Istria, lui stava a Istria Rijeka, sono passate alla Jugoslavia. Quindi un po' da questo punto di vista la guerra in Bosnia riflettono un po'. Lui era spesso, volentieri me lo diceva, delle parole poco piacevoli sui serbi, perché dice che comunque fondamentalmente volevano la guerra, c'era questa guerriglia continua, che era tutta una guerriglia mentale, sai, il possedimento di territorio, quello che oggi un po' succede con l'Ucraina e con tanti altri posti, diciamo, laddove si vuole comunque prevaricare, nel senso di dominio assoluto, ok? Quindi, e già allora, giovane, non comprendevo come c'era questo fratricidio, genocidio continuo, simili e simili, quindi tra di loro, e scontri da vedere orribili, orripilanti, incomprensibili, laghi di sangue, e quindi le immagini raccapriccianti della guerra, un ricordo del Vietnam di anni addietro, tanti anni addietro, vive presente, che molti hanno stampato nel cervello. Riflettevo che anche per esempio il della mia compagna, spesso e volentieri, Rosario, qui lo si può dire tanto il cognome, non l'abbiamo detto, e parlando sempre del Vietnam, una situazione per certi versi parallela, similare, ma di tanti anni addietro, lo raccontava e con le lacrime tra gli occhi, quasi piangendo, ha cominciato un pochettino, la voce è diventata tremula, tenue, fioca e quant'altro. Quindi, signori, sono ricordi per chi magari li ha sentiti, li ha vissuti, che sono pazzeschi, allucinanti, incomprensibili, vabbè. Come si fa a sfuggire alla morte? Qui è, tutto ciò è assurdo, quindi per povere menti magari distorte, qui gioco con le parole. E sì, perché poi per pochi che gestiscono il potere, tanti altri vanno in sofferenza. Quindi un po' faccio il parallelismo, un po' spigoloso il ministro, le scorte, quelli che un po' poco si interessa la sorte altrui, nei limiti del possibile.
In riferimento a Natale, Natale si è più buoni, ma Natale non tutti in quel periodo se la passavano nel giusto modo, perché a Biec un altro croato viene sgozzato con un maiale, qui è molto pesante come parallelo, diciamo, rispetto alla situazione attuale, ma anche sicuramente a metafora, si calzante, è una metafora abbastanza pesante sicuramente, il riferimento in pratica al maltrattamento che subisce il maiale, l'animale che sa che comunque, cioè, perlomeno noi lo sappiamo che farà quella fine, ma poi questa è un po' la situazione non delle migliori. Poi si vive tra lampi e tuoni, altra metafora, tra lampi e tuoni, perché in pratica ci sono dei luci, rumori e quindi schiaffi continui, maltrattamenti, spintoni e tanto altro ancora. Il sangue è sporcato di rosso la neve, altra metafora. Perché? Perché un po' le macchie che ci portiamo dentro ogni qualvolta ci sono queste situazioni assurde, incoerenti, incomprensibili, e quindi ecco che le nostre macchie, i nostri peccati li vediamo qua ogni qualvolta. Il rosso sporca, il rosso sangue sporca la neve. E quindi chi fermerà questa guerra? ONU, USA, eccetera, eccetera. Via c'è un falò perché ci sono, scusatemi, esplosioni, fiamme, quindi roghi. Bisogna aspettare, cosa incomprensibile. Quella gente ha fame, giustamente, la fame, la guerra, le sofferenze. Altra metafora, animali rinchiusi nelle gabbie, ecco, la mancanza di libertà di pensiero, quindi i blocchi emozionali, e una disgregazione mentale, fisica, spirituale, emozionale. E quindi dov'è il futuro? C'è un futuro? A quali condizioni? Dirlo oggi credo sia prematuro. Questa è un po' la rappresentazione di quello che in quel periodo mi sovveniva. Tanti parlavano di amore, qualcuno del gabbiano Jonathan, e quindi io parlavo della guerra in Bosnia-Erzegovina, una cosa che mi ha toccato non poco in quel periodo. E oggi purtroppo vedo che tante situazioni sono similari, sono passati quasi 30 anni, signori miei, ma non è che la situazione è migliorata da questo punto di vista. E quindi mi lascia ancora più atterrito, perplesso, interdetto, sicuramente, è tremendamente triste. L'artista esistenziale si abbona già a tutti.